Una storia d'amore che dura da 70 anni. La prossima edizione della cronoscalata Monte Erice, in programma domenica 28 aprile, sarà particolare perché metterà insieme diversi eventi. Se da un lato, infatti, la Monte Erice sarà la prima prova del nuovo campionato Supersalita, nel quale sono presenti le migliori cronoscalate d'Italia, dall'altro la 66esima edizione sarà anche quella del 70esimo anno. La prima Monte Erice, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele a Trapani, è stata infatti organizzata nel 1954 e da allora la cronoscalata di strada ne ha fatta tanta. È cresciuta, è stata rivista e migliorata e ha visto aumentare continuamente la sicurezza e il numero degli iscritti, mantenendo però salde alcune peculiarità: la difficoltà dei tornanti che collegano Valderice a Erice, l'unicità di correre su un tracciato che ha sullo sfondo il Mar Tirreno con i luoghi dove attraccò Enea dopo essere fuggito da Troia, e poi l'organizzatore, da sempre l'Automobile Club Trapani. E per celebrare il 70esimo anniversario dalla prima edizione, il presidente Giovanni Pellegrino ha pensato di apportare una modifica al classico logo della Monte Erice. Non sarà presente soltanto il numero 66, che indica la prossima edizione, ma anche il 70, tra le colonne di alloro, accanto all'indicazione Monte Erice, proprio per celebrare i 70 anni dalla prima edizione, quella del 1954. Ma è anche la prima soddisfazione annoverare questa manifestazione motoristica nel nuovo campionato della Supersalita. Significa che la Monte Erice ancora una volta dimostra sui campi di gara la sua validità. Vorrei ricordare pure che la manifestazione nasce nel lontano 1954 e quest'anno festeggia il suo 70esimo anniversario, quindi lunga vita ancora per molto alla Monte Erice.